Buongiorno, come state? Siamo nel nostro solito post dopo diretta del martedì mattina e vi racconto un po' quello che ci siamo detti martedì a proposito del carnevale e non solo. E, beh, intanto, come sempre, insomma, le previsioni del tempo che non erano bellissime, insomma, da qualche parte c'era il sole ma faceva freddo, come in Inghilterra, come anche già al sud, e in altre parti, come anche da me, insomma, aveva smesso di nevicare, ma un po' di pioggia era caduta e si aspettava effettivamente un po' di acqua, perché ne abbiamo bisogno, non solo acqua ma anche neve. Quindi la cosiddetta dama bianca era tornata. E poi mi è stato chiesto così anche il carnevale, come era andato il carnevale a Racconigi. Beh, il carnevale a Racconigi è andato molto bene, insomma, tantissima gente, tantissimi ragazzi che avevano voglia effettivamente di fare baldoria, ecco, mettiamola così. Dei carri secondo me molto molto interessanti, molto belli, con anche una macchinazione particolare. E devo dire la verità, come anche qualcuno di voi mi ha detto, non amo molto il carnevale, non ho mai amato molto il carnevale, ma adesso che sono un po' più vecchia, ecco, mettiamola così, più saggia, adoro in realtà invece andare a vedere i carri, soprattutto per come sono costruiti e che cosa hanno anche come, diciamo così, linguaggio, come portano come linguaggio e anche come valore sociale. E poi mi piace mascherarmi, ebbene sì, adesso che sono grande mi piace mascherarmi per andare alle feste in maschera. Ma detto questo, insomma, c'era Alan che ci ha parlato di carnevale, quindi abbiamo scoperto che lui è un intenditore del carnevale perché ha partecipato anche come anni fa come maschera proprio al carnevale. Lui parlava del carnevale di Villastellone, se per caso andavo al carnevale di Villastellone il 12 marzo. Lui ha partecipato al carnevale a Chieri, era stato anche al carnevale di Viareggio e quindi ci raccontava anche un po' la storia del carnevale, se ci era piaciuta. Io di mio il 12 marzo cercherò di andare a vedere comunque quello di Villastellone, perché è un carnevale anche particolare. Poi anche in questa via stretta, insomma, i carri hanno sempre fatto un po' fatica a passare, ma tantissime le maschere, tanti carri che partecipano sempre ogni anno. Vi ricordo che ai tempi addirittura prima del Covid, vabbè, erano arrivati addirittura 15 carri, che sono veramente tanti. E poi, insomma, è uscita fuori anche, diciamo così, la mia domanda di dire se qualcuno aveva partecipato al carnevale, quello che invece si svolge in Liguria, con i fiori, perché anche in questo caso, insomma, anche quello con i fiori è un carnevale particolare, storico, quello di Sanremo. Alan diceva anche quello di Nizza. Dove, insomma, io ho messo il punto interrogativo sui fiori che vengono utilizzati, se sono fiori effettivamente che vanno quasi al macero oppure no, come un po' le arance, o se in realtà invece sono fiori che, insomma, potrebbero essere venduti e che potrebbero andare anche sulle nostre tavole o nei nostri vasi. Detto questo, insomma, non vogliamo far polemica perché noi vogliamo raccontare il nostro territorio. Allora, a tal proposito, appunto, dicevo anche, si è parlato anche di Maurizio Costanzo, la mega naturista, ha chiesto se, insomma, me lo ricordavo anche quando aveva scritto L'Occhio, che era direttore del giornale L'Occhio. Io non me lo ricordavo. Maurizio Costanzo, insomma, un grande uomo che ha lasciato tanto alla TV italiana. E proprio il lunedì ne avevo, diciamo così, raccontato un po' il personaggio grazie a un amico di Maurizio Costanzo, ma un amico di TRS Radio, ovvero Graziano Rei, che aveva con lui collaborato, aveva partecipato anche al Maurizio Costanzo Show, e quindi ci ha dato anche un po' il suo punto di vista, no? Di quest'uomo, non solo all'interno di quello che è la visibilità televisiva, ma anche fuori dalle scene. E poi cosa ci siamo detti? Ah, abbiamo parlato di colori, che ero vestita di bianco, e quindi, insomma, i colori rispecchiano un po' la nostra anima, e il bianco illuminava, e io ho detto che mi sarei dovuta vestire di colorato, magari in questo senso.
Franco, che mi ha chiesto se ci si può venire a trovare, se potete venirmi a trovare in radio. Ma assolutamente sì, cioè io vi aspetto. Così si torna un po' alla radio di una volta, quella che insomma anche a fine, diciamo così, domenica, soprattutto la domenica, a fine messa, i più passavano proprio per venirci a trovare, per vedere un po' chi c'era in radio anche tra i vari, diciamo così, speaker, fare due chiacchiere, magari prendono anche un aperitivo. Quindi ho detto a Franco, molto volentieri, io ti aspetto come aspetto qualsiasi persona di voi, però mi dovete portare il caffè. Sì, questo anche se ne devo prendere pochi, però il caffè ve lo chiedo, vi supplico, portatevi il caffè. Poi cosa abbiamo parlato? Cosa abbiamo detto? Si è parlato anche del Carnevale di Rio, che Stefano ha detto che vuole andare al Carnevale di Rio, cioè prima mi invita al Circeo e poi vuole andare al Carnevale di Rio. E poi non ci troviamo, ma va bene. Comunque ho promesso che quest'anno girerò e quindi verrò anche a trovarvi, cercherò di venire anche al Circeo, assolutamente sì. Il Carnevale Bello che diceva Alan era quello di Vernone, che non conosco, in realtà non conosco neanche il posto, sono un pochettino, diciamo così, poco informata sui fatti, ecco. E poi si è parlato anche del Carnevale in Francia, che è stato anche molto bello, e lì abbiamo detto chissà come sarà quello di Cap d'Agde. Non ci sono mai stata, ma secondo me deve essere anche una... diciamo così, un bel carnevale anche lì, molto diciamo così colorato. L'unico che non ha, l'unico, no, qualcuno non ha potuto partecipare sicuramente al carnevale, chi? Anche mega naturista, eh sì, perché era malato, mannaggia, quindi non ha potuto fare nessuna sfilata. Mi spiace, però insomma noi ci raccontiamo comunque queste cose, e dice che appunto comunque un anno fa per i bambini era molto bello, e insomma anche il suo paese, la Proloco, avevano organizzato un bel carnevale. Per il resto, niente, questo è un po' quello che ci siamo detti martedì. Come sempre, io vi do appuntamento a martedì prossimo. Cercherò comunque di raccontarvi qualcosa. Non so bene ancora cosa. Il tema, beh, lunedì è l'8 marzo, festa delle donne, quindi potremmo parlare di donne. Sì, si parla sempre di donne. No, va bene, allora parleremo di altro. Non parleremo di donne, non parleremo di festa, non lo so, vediamo. Comunque sia, come sempre, e lo ricordiamo anche con Mega Naturista, se avete voglia di mandarmi delle vostre, diciamo così, fotografie, ricette, tutto quello che è un po' quello che vi rappresenta o rappresenta anche il vostro luogo, beh, fatelo. Potete scrivere a imhcalibuno@libero.it. Sono lenta, ma giuro che vi rispondo, prometto. Ma questo, diciamo così, materiale ci servirà anche per realizzare un libro del martedì, quindi dei sostenitori del martedì, per poi, insomma, il ricavato darlo in beneficenza. Quindi non mi resta che augurarvi una buona giornata, ritrovarci come sempre qui su questo canale, seguite. E naturalmente ci vediamo nuovamente martedì con un nuovo appuntamento, e chi lo sa, magari poi in settimana, insomma, troveremo anche il modo di stare ancora insieme e, non lo so, raccontarvi magari qualcosa, anche perché effettivamente ho ancora un po' di cose da raccontarvi, che sto finendo di mettere a posto dei miei ultimi viaggi. Va bene? Un bacio, grazie come sempre e saluti. Alla prossima. Ciao.